Ritroviamo Foreman contro Jerry Cooney il 15 gennaio sul ring di Atlantic City. Siamo nella seconda ripresa. Sinistro e destro, appena iniziato il round, un sinistro e un destro, e guardate Cooney che crolla al tappeto. Sì. Sinistro corso, corto montante sinistro, corto gancio destro, e guardate come crolla quest'armadio Jerry Cooney, che fallisce ancora una volta l'esame, tradisce ancora le attese, le aspettative di coloro che speravano in lui nella grande speranza bianca. Siamo sul ring di Tokyo, l'11 febbraio, James Douglas, destro, sinistro, sinistro ancora, e Mike Tyson è al tappeto. È, ripeto, senza incertezze, almeno da parte mia, la più grossa sorpresa non solo nella storia del pugilato, ma nella storia dello sport. Impressionanti queste immagini di Tyson che cerca di rialzarsi, che cerca di rimettersi in bocca il paradenti. L'arbitro Octavio Meiran ferma il match, KO tecnico. Una serie di sinistri al viso da parte di Buster Douglas. Poi il montante destro, e questo è il colpo decisivo. Sinistro, destro, sinistro, e sull'ultimo sinistro Mike Tyson crolla al tappeto, lasciandovi il titolo mondiale nelle tre versioni WBC, WBA, IBF. Ancora una volta, è l'ultima opportunità quest'anno di rivedere il più drammatico e forse il più significativo KO. Non ce la fa proprio Tyson, vedete, guardate con quale aria smarrita, cerca il paradenti, ecco. Già questo vi dà l'idea di una confusione mentale, perché magari un pugile cerca di rimettersi in piedi anche senza il paradenti, invece questo episodio, guardate come tiene il paradenti, e vedete che proprio barcolla, e fa molto bene l'arbitro Octavio Meiran a chiudere il match. Qui siamo sul ring di Las Vegas, 17 marzo, è stato anche il match dell'anno. Chavez contro Meldrick Taylor, ecco questo destro dritto, mancavano pochi secondi come vedete in sovrimpressione alla conclusione dell'incontro, un incontro che Meldrick Taylor si avviava a vincere tranquillamente ai punti, anche se un giudice la pensava in modo diverso. Vedete la saggia, coraggiosa, difficile decisione di Richard Steele, l'arbitro dell'incontro. Ecco questo destro dritto, prova di coraggio da parte di Chavez, che è riuscito a rovesciare l'andamento di un match che sembrava compromesso. Destro straordinario, anche perché ottenuto proprio alla soglia della conclusione dell'incontro. Qui vediamo, siamo sul ring di Tampa, Terry Norris con il destro abbatte John Mugabe, che non è più The Beast, la bestia che si era opposto a Dagler. E sul ring di Tampa finisce KO alla prima ripresa contro Terry Norris, che il 9 febbraio sarà l'avversario di Sugar Ray Leonard sul ring del Madison Square Garden. Eravamo ancora nella prima ripresa, era in palio il titolo mondiale dei Medi Junior. Qui siamo sul ring del Madison Square Garden, è il 4 aprile, Raddock che sarà il prossimo avversario di Tyson con questo sinistro. Guardate questa serie di sinistri, abbatte Michael Dokes, ex campione del mondo dei pesi massimi. Donovan Raddock, 4 aprile, Madison Square Garden, guardate questi sinistri. Il destro è fuori bersaglio, il gancio sinistro alla punta del mento, e ancora un altro sinistro, e c'è il crollo di Michael Dokes. Una nuova inquadratura. A bersaglio praticamente fermo, scaglia l'ultimo sinistro Raddock. Qui siamo sul ring di Las Vegas, Evander Holyfield contro Buster Douglas. Douglas abbozza un montante destro che va a vuoto, lo incrocia con il destro dritto Holyfield ed è KO. KO la terza ripresa. Finisce KO l'uomo che aveva abbattuto Mike Tyson, diventa campione del mondo dei pesi massimi per 3 delle 4 organizzazioni, e Evander Holyfield, ex campione del mondo dei massimi leggeri. Ecco qui il montante destro a vuoto di
Douglas ed il destro dritto di Holyfield, che peraltro si era già aggiudicato anche le prime due riprese. Un Douglas sicuramente deludente, incapace di ripetere la bella prestazione di Tokyo. Pugile che non ha saputo essere all'altezza del titolo che aveva conquistato e della fama soprattutto che si era conquistata. Finisce così il regno di James Buster Douglas, questo pugile dell'Ohio, che in un certo senso è stato il pugile del 1990. Ma qui abbiamo Julian Jackson ed Errol Graham sul ring di Malaga, e guardate questo destro. Graham aveva vinto le prime tre riprese, stava dominando il match, lo incrocia con il destro Julian Jackson, era il 24 novembre, è stato secondo me il KO dell'anno, con un pugno così secco, così preciso, così definitivo, mi è parso il KO più limpido. Guardate questo destro che coglie proprio d'incontro Errol Graham, che non aveva mai perso prima del limite nella carriera. Era stato battuto ai punti da Sumbu Kalambai e da Mike McCallum. Ecco, questo era il nostro settimo KO. Il nostro settimo KO è anche, a mio giudizio, almeno il KO del 1990. Si è svolto questo incontro sul ring di Malaga il 24 novembre. Ecco. Dopodiché, come vi avevo anticipato, vi voglio presentare quella che io definisco la classifica pound for pound. Che cos'è questa classifica pound for pound? È una classifica che allinea i pugili in ordine di valore senza tener conto delle rispettive categorie di peso, quindi è una graduatoria nella quale un peso mosca può figurare davanti ad un peso massimo e viceversa. Sono valutazioni naturalmente molto personali, molto soggettive. Tra l'altro in questa graduatoria ritroviamo 8 dei 10 pugili che figuravano nello stesso tipo di graduatoria che avevo presentato alla fine della scorsa stagione, quindi in un certo senso i protagonisti sono sempre stati gli stessi, ci sono soltanto due novità e li troviamo al 9 e al 10° posto, Simon Brown e Kausai Galaxy. Comunque ecco la lista dei top 10 partendo dal 10° posto. Ecco, al 10° posto Simon Brown, campione del mondo dei pesi welter nella versione IBF. Qui lo vediamo in un facile match, si è svolto l'8 dicembre contro Ozzy O'Neill, ha vinto facilmente alla prima ripresa. Guardate questo gancio sinistro, non è stato sicuramente il più difficile incontro di Simon Brown. Qui troviamo Kausai Galaxy, che è il campione del mondo dei Super Mosca nella versione WBA e anche il campione del mondo di più lunga milizia e campione del mondo dal 1984. Qui lo vediamo abbattere uno dei suoi avversari. Thailandese Kausai Galaxy. All'8° posto, ed è una valutazione di stima perché nel 1990 Ray Leonard non ha combattuto, combatterà però il 9 febbraio sul ring del Madison Square Garden. Qui lo vediamo in un incontro con Thomas Hearns, l'incontro di rivincita con Hearns, l'incontro nel quale Leonard ha ottenuto un faticoso verdetto di parità. Settimo posto Antonio Esparagoza, campione del mondo dei pesi piuma per la WBA, venezolano. Pugile dotato di grande potenza ma anche di notevole tecnica, quindi un pugile molto completo. Secondo me il miglior peso piuma oggi in attività. Qui è un avversario giapponese pieno di coraggio, ma che è uno di quei match in cui il coraggio serve a poco. Sesto posto Meldrick Taylor, che ha sfiorato la grande affermazione nel 1990. Lo rivediamo contro Julio Cesar Chavez, un match nel quale Taylor è stato sull'orlo di, ripeto, di una grande affermazione, di una vittoria ai punti. L'avrebbe meritata, ma le riprese durano 3 minuti e allo scadere del 12° round Taylor è finito KO. Al quinto posto la conferma di Michael Nunn, campione del mondo dei pesi medi, versione IBF, pugile elegante, però capace anche di soluzioni prima del limite, come il nostro Sumbu Kalambai può confermare. Qui la vittima di Michael Nunn è Donald Curry sul ring di Parigi. È stata questa la riunione dell'anno, la riunione meglio organizzata della stagione. Al quarto posto Evander Holyfield, che è diventato campione del mondo dei pesi massimi, ha battuto James Douglas. Lo vediamo appunto in questo match, 25 ottobre sul ring di Las Vegas.
Terzo posto Mike Tyson. Perché Tyson davanti ad Holyfield? Beh, perché io credo che il giorno che si affronteranno, se si affronteranno, sarà Tyson ad essere favorito. Dobbiamo concedere a Tyson il beneficio di una serata storta come quella di Tokyo. Qui lo vediamo a battere Tillman. No, anzi, scusate, Alex Stewart. È l'ultima sua prestazione, quella dell'8 dicembre. Secondo posto Pernell Whitaker, campione del mondo dei leggeri in tre versioni diverse. Lo vediamo contro Juan Nazario. Whitaker è un tecnico capace anche di risolvere prima del limite i suoi incontri, come lo vediamo qui, questo KO ad effetto ritardato. Questo incontro è valso a Whitaker il titolo in una terza versione, due le aveva già. Al primo posto, pound for pound, Julio Cesar Chavez, il guerriero messicano che ha risolto, come avete visto prima, con una prova straordinaria di coraggio, di determinazione e di lucidità, il suo incontro con Meldrick Taylor. KO, tecnico alla 12ª ripresa.